Come capire se il tuo impianto a radiatori può essere convertito in pompa di calore? Al bar, oppure leggendo qualche post su internet, dicono che le pompe di calore funzionano solo con l'impianto a pavimento. Balle! E te lo dimostrano le migliaia di installazioni fatte su impianti a radiatori. Si parla ovviamente di pompe di calore professionali e non commerciali, cioè quelle che sembrano dei condizionatori. Ma allora cosa fare a casa tua? Ci sono due aspetti che puoi verificare da solo per capire se puoi tramutare il tuo impianto a radiatori con la pompa di calore. Uno, se i tuoi radiatori sono idonei. Due, se la pompa di calore che sceglierai è adeguata per un impianto a radiatori. Ma tutto questo lo vedremo dopo la sigla. E se non l'hai ancora fatto, clicca sul tasto iscriviti. Esistono centinaia e centinaia di tipi di radiatori che possiamo riassumere in tre famiglie a seconda del materiale di costruzione: radiatori in alluminio, radiatori in acciaio e radiatori in ghisa. Quelli in alluminio sono i migliori per le pompe di calore perché permettono di lavorare a temperature più basse, 45, 48, 50 gradi. Sono caratterizzati per lo più da una grande superficie con delle lamelle, oppure ci sono anche dei radiatori tubolari in alluminio. Poi ci sono quelli in acciaio tubolare, tipo questo, dove entra acqua calda da una parte, esce dall'altra, per poi entrare in un radiatore successivo. E così via, per fare tutto l'anello della casa, oppure diviso anche per zone. Questi in acciaio non si comportano male con le pompe di calore, perché anche questi permettono di lavorare comunque a temperature di 55 e 60 gradi. E poi ci sono quelli in ghisa. È lì un grande punto di domanda. Infatti ti dimostrerò più avanti come capire se i tuoi radiatori in ghisa riescono a scaldare casa anche con una pompa di calore. Devi sapere che non tutti i radiatori vanno bene e dipende sostanzialmente dalle dimensioni. Cercherò di fartela semplice, semplice. Più è grande un radiatore e più potenza eroga e quindi riscaldi meglio la stanza dove è stato installato. Ma se il radiatore è troppo piccolo, per erogare la stessa potenza, abbiamo la necessità di mandare acqua più calda dentro al radiatore, in modo che eroga la stessa potenza di uno più grande. Quindi non basteranno 55-60 gradi di un radiatore ben dimensionato, ma magari ci vorranno 70-75 gradi per un radiatore in ghisa sottodimensionato. E con queste temperature con la pompa di calore non ci arrivi. Allora, come puoi capire da solo se i tuoi radiatori sono idonei? È molto facile ed è un test che puoi fare da solo durante l'inverno. Allora imposta la tua vecchia caldaia a 55 gradi e tieni sotto controllo la tua abitazione. Se dopo una settimana sei riuscito comunque a riscaldare casa, significa che i tuoi radiatori possono lavorare anche a più bassa temperatura e quindi anche con la pompa di calore. Ma se non sei in grado di abbassare la temperatura della tua caldaia, allora chiama il tuo idraulico e fatti guidare al telefono. È veramente semplice, ma questa cosa di abbassare la temperatura non deve essere solo per il test della pompa di calore. Devi sapere che abbassando la temperatura della caldaia inizierai a risparmiare da subito in bolletta del gas. Te l'aveva mai detto nessuno? Allora, una volta verificati che i tuoi radiatori sono idonei, passiamo al punto 2. La pompa di calore riuscirà a riscaldare i radiatori? Per capirlo, fatti dare da chi te la propone le schede tecniche. Verifica che potenza termica eroga la pompa di calore con 2 gradi esterni e che COP riesce a mantenere con 2 gradi esterni e mandata dell'acqua a 55 gradi, quindi una temperatura idonea per far lavorare i termosifoni. Attenzione, non guardare a 35, ma a 55. Se il COP è superiore a 2,7 con queste caratteristiche, allora sì, quel modello molto probabilmente è stato costruito per lavorare con impianto anche a radiatori. Ma veramente, non solo sulla carta, ma la prova del 9 ce l'hai leggendo le recensioni dei clienti che l'hanno già installata a casa loro. E se non trovi recensioni su internet, qualche domanda me la farei. Anche la trattoria del tuo paese ha le recensioni su internet. Bene, e con questo ti saluto e ti ricordo che se hai domande specifiche per il tuo caso, puoi scriverle nei commenti qui sotto. Sarò io di persona, come sempre, a rispondere. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.